Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video, Vlogmas numero 13 e oggi è Santa Lucia! Adoro immensamente questo giorno. Come vi ho spiegato anche l'anno scorso, nelle mie zone, Brescia e Bergamo, ma non solo, anche in altre parti d'Italia, si festeggia Santa Lucia. Quindi proprio noi abbiamo un forte legame con questo personaggio, molto più che con Babbo Natale, cioè per noi Babbo Natale è proprio ragazzo, cioè non è nessuno, chi sei, cosa vuoi della mia vita? Per noi esiste solo Santa Lucia ed è da quando sono bambina che aspetto questo giorno, ancora più del Natale, devo ammetterlo. E solitamente appunto Santa Lucia porta doni, giochi quando sei bambina, vino e dolci, cibo, cose buone. Quindi, quale giorno migliore di oggi per andare a fare questo unboxing? Perché sì, signore, Santa Lucia oggi è passata ed è pure vegana, quindi cosa vogliamo di più dalla vita? Infatti, vi ricordate quando qualche video fa vi dissi che c'era un pacco disperso di una cosa che avevo acquistato e che non avevo proprio neanche pagato pochissimo ed ero un po' in ansia perché non sapevo dove fosse finito? Raga, eccolo qui, finalmente è arrivato, non è più disperso, è qui con me. E questa altro non è che la Fantastic Christmas Box che ho preso sul sito del casualificio. Ma prima di farvi vedere quale delizie assurde ci sono all'interno, andiamo ad aprire i calendari dell'avvento. Ed eccoci qui, da cosa partiamo oggi? Andiamo con quello del DM, casellina 13. Vediamo se Santa Lucia ci porta fortuna oggi. Oh, non so cosa sia, ma tanto so che è buono perché tutto ciò che stiamo trovando qui dentro è buono, quindi mi fido ciecamente. Frutta disidratata, credo. Che è sta roba? Non lo so. Ma ci piace. Apriamo ora quello di Yogi Tea. Casellina numero 13, eccola qui. E oggi abbiamo lime e menta. No, vabbè, raga, già lo amo. Ora tocca ad Harry Potter. Casellina 13, eccola qui. E oggi troviamo questa cosa strana. Cos'è? Raga, scusate, ma cos'è sta cosa? Io non sto capendo. Cioè, di solito magari all'inizio non capisco, poi li monto e ok, ci arrivo, ma cos'è sta cosa? Vi prego, aiutatemi nei commenti a capire che cos'è, perché io per ora vuoto assoluto. Vediamo ora se The Gusta Box più Santa Lucia ci porterà fortuna oppure no. Apriamo, apriamo, apriamo. Casellina numero 13 qui. Cosa ci sarà? Oh no! Io questa la conosco perché l'avevo già provata quando ovviamente ancora non ero vegana ed è tipo una specie di maionese con lo yogurt, però ecco, questa proprio fail. Non posso nemmeno darla a Mark perché a lui la maionese non piace, quindi vedrò di rifilarla a qualcuno. Bene, 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 here we go, iniziamo subito. Come vi dicevo, questa è la Fantastic Christmas Box. Praticamente il casualificio, un po' di tempo fa, non mi ricordo quando esattamente, verso forse metà novembre, se non sbaglio, aveva messo in pre-order diverse box natalizie. Dovete sapere che io non sono mai stata una di quelle persone che preordina le cose, che si mette al PC 3 ore prima del lancio di qualcosa per assicurarsi di averla. Assolutamente no. Questa volta invece sì, l'ho fatto. Il pre-order iniziava alle 12. Io alle 11 e mezza ero già davanti al PC con il loro sito aperto, così tipo dai, dai, sarà mia, perché sapevo che appunto sarebbero andate sold out. Infatti già vi dico che sono sold out. E soprattutto all'interno c'erano dei prodotti che volevo già provare da tantissimo tempo, che sono i loro prodotti di punta che ogni volta sul sito vanno sold out. Quindi avrei preso due piccioni con una fava. Andiamo ad aprire questo scrigno magico e preparatevi perché qui dentro c'è letteralmente il paradiso. Allora, partiamo con il cipollino che io ho già provato e raga, vi giuro, è la cosa più buona del mondo. È fatto con l'erba cipollina, potevate immaginarlo. È super morbido, super saporito. Io ossessionata con questo, quindi sono super contenta che ci sia all'interno della box. Poi abbiamo il Mr. Pepper e questo non mi ricordo se l'avevo già assaggiato. Mi sembra di sì, ma non ne sono sicurissima. Comunque, è appunto al pepe. Io adoro il pepe, quindi anche su questo andiamo proprio sul sicuro. Poi abbiamo il Briaco, che è con il vino, ve lo faccio vedere questo perché è bellissimo. Eccolo qui, non so se rende in videocamera, comunque è tutto viola. È bellissimo appunto perché è al vino. Più precisamente fatto con il Montepulciano d'Abruzzo bio vegan. Ed era uno di quelli che mi ispirava di più in assoluto, quindi sono contentissima di averlo. Poi abbiamo il Moffwert o Muffwert, non so quale sia la pronuncia, che credo sia una cosa tipo il Camembert come stile di formaggio, quindi non vedo l'ora di provare anche questo. Poi questo, raga, questo è uno dei pezzi
pezzi bomba, uno dei, non l'unico, perché è il pregiato con porcini e tartufo bianco. Adoro i porcini, adoro il tartufo e adoro i formaggi vegani del caseificio, quindi la combo più letale che ci possa essere. Questo, vi giuro, ho già la culina soltanto a leggere il nome, assurdo. E pensare che non posso assaggiarlo fino a Natale mi fa veramente male al cuore. Poi vi spiego il perché. Poi abbiamo questo alle erbe di Provenza, che indovinate un po' che formaggio sarà? Un formaggio vegano con le erbe di Provenza, incredibile. E infine abbiamo questo, che anche questo qui mi ispirava tantissimo, che è il aglio, olio e peperoncino. Vabbè raga, ma che vedevo di? Quindi già abbiamo ben 7 formaggi vegani del caseificio, che per me è come essere in paradiso, ve lo dico. Saranno sicuramente uno più buono dell'altro, ma non è finita qui, perché poi abbiamo... Finiamo prima la sezione formaggi e poi passiamo al resto. Questo, uno dei loro prodotti di punta, tra i più introvabili, come vi dicevo prima, questa cosa come la mettono sul sito va sold out subito. Ed è praticamente un'alternativa vegetale allo stracchino, ed è tantissimo, è tantissimo raga. Mi sembra che siano tipo 500 grammi, sì esatto, 500 grammi. Ideale per la focaccia tipo Recco, ma cosa mi state dicendo? Io questa cosa, no vabbè, cioè tipo proprio che la apro e lo bevo, così letteralmente dalla busta, wow, non vedo l'ora di provarlo. E abbiamo anche questo, letteralmente ora nelle mie mani ho un diamante, un lingotto d'oro, qualcosa di pregiatissimo, introvabile, quindi altro prodotto di punta che va subito sold out, ovvero l'alternativa vegetale alla stracciatella di burrata. Ma io cosa devo dire? Ditemi cosa devo dire davanti a questa meraviglia. Se devo scegliere tra tutti i loro prodotti, quello che mi ispira di più in assoluto è lui. Cioè io questo sto male, devo provarlo. Mi è volato un pezzo di polistirolo nel frattempo nei capelli, ok? Anche perché ne ho sentito parlare benissimo, cioè ho visto gente piangere di gioia quando ho provato questo, quindi ho delle aspettative che stanno alle stelle. Se mi delude potrei veramente mettermi a piangere, ve lo dico. Se l'avete già provato, fatemi sapere. Ultimo formaggio vegano che hanno inserito è questo, ovvero un'alternativa vegetale al formaggio grattugiato, quindi da mettere sulla pasta, queste cose qua, e devo dire che non sembra affatto male. Ha un aspetto un po' particolare, più marroncino rispetto al formaggio grattugiato di origine animale, ma vi dirò che mi ispira proprio per quello. Sembra quasi riminata, forse per quello che mi fa così gola. E considerate che quasi tutto è a base di anacardi, quindi oltre ad essere alternative vegetali sono anche proteiche. Passiamo ora al resto. Abbiamo questo barattolino qua, che è un compostino molto interessante per le bruschette ai funghi porcini, quindi di nuovo i funghi porcini. Raga, vi giuro, io li amo, li metterei ovunque. Ah, quanto vorrei aprirti, dannazione, ma devo attendere. Poi abbiamo un'alternativa vegetale alla bresaola, ha un aspetto molto 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 simile, bisogna poi vedere anche nel gusto. Poi prodotto che mi incuriosisce un botto ma mi spaventa allo stesso tempo è questo. Raga, un'alternativa vegetale al salmone affumicato. Ora, perché vi dico che mi spaventa? Perché io ho già provato una volta un'alternativa vegetale al salmone affumicato e vi giuro che l'ho trovato disgustoso. D'altro canto, però, se dovesse essere una valida alternativa, io, cioè, veramente, ho vinto qualsiasi cosa nella vita, raga, quindi io spero che non mi deluda. Anche in questo caso, se lo conoscete già, fatemi sapere e pregate per me. Poi, ultimo prodotto salato, e poi si passa ai dolci. Loro, raga, loro. Li riconoscete? I salami vegani che avevamo già trovato nella Planta Box, la versione classica e la versione piccante, che poi in realtà non è così piccante, cioè non avevo trovato una grande differenza tra i due. Ecco, questi sono l'unico prodotto che ci sono rimasta un po' male, devo ammetterlo, perché non avevo capito che erano così piccoli, cioè sono metà e metà, però comunque non importa, l'importante è averne un po'. So già che andrà a ruba, quindi devo assicurarmi di riuscire a mangiarne almeno una fetta per tipo, ma soprattutto sono curiosa di vedere le facce dei miei familiari onnivori quando proveranno questi. Boh, siamo quasi giunti alla fine, vediamo adesso i dolci. E abbiamo questa che è una crema spalmabile ai profumi del panettone. Raga, sono molto 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 curiosa. Secondo me ci starebbe bene spalmata appunto sopra magari un panettone vegano o un pandoro vegano che ho. Poi abbiamo questa tavoletta di cioccolato bianco vegano con vaniglia bourbon. Io non sono una super fan del cioccolato bianco, sinceramente non lo sono mai stata, però comunque sono molto curiosa di provarla proprio perché non ho mai provato un cioccolato bianco vegano. Poi abbiamo questa
questi che mi entusiasmano un sacco praticamente sono, avete presente gli After Eight? Questi sono sostanzialmente la stessa cosa, però all'interno hanno un ripieno ai lamponi, e la combo cioccolato fondente e lamponi mi fa volare tanto quanto quella cioccolato fondente menta. Siamo lì, le amo entrambe, quindi questo prodotto devo dire che mi ispira veramente tantissimo. Ultimo dolcino all'interno della box è questo sacchettino super carino di mandorle ricoperte di cioccolato fondente, che secondo me fanno un sacco Natale. E bon raga, la mia box è finita, io sono super contenta di averla acquistata e l'ho presa per portarla dai miei a Natale, perché innanzitutto ci tenevo tantissimo a fargli provare qualcosina di vegano, che siano gli affettati piuttosto che i formaggi, e soprattutto non volevo che mia madre impazzisse per riuscire a preparare qualcosa anche per me, almeno così qualcosina già ce l'ho, diciamo magari qualche antipasto, qualche dolcetto, poi mi inventerò qualcosa da fare di più sostanzioso come primo, come secondo, cioè penso io, nessuno si deve preoccupare. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ispirano queste cose, se avete comprato anche voi una delle box, insomma datemi qualche parere. Giunti a questo punto del video, scegliamo un bell'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. L'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho raga, facciamo hashtag Santa Lucia vegan, perché letteralmente quest'anno Santa Lucia ha pensato anche al mio essere vegan, grazie mille, quindi sì, hashtag Santa Lucia vegan, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok, il link per potermi seguire su Twitch e il link della mia Amazon wishlist. Io raga vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao! Tan tan tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tan.